Ciao a tutti da Karma Rosso, questa è la lettura di Vergine per la luna che va dal 15 di febbraio al 16 di marzo. È una lettura come sempre che si svolge con una prima parte generale e una seconda riferita alle energie dell'amore e andiamo a vedere com'è la situazione per questo mese. Io intanto ci tengo a ringraziarvi per avermi iscritto sia in privato che lasciato dei commenti, tra l'altro tutti per lo più molto più che positivi ed entusiastici, mi ha fatto molto piacere. Vi lascio come sempre il mio recapito sotto ai video. Cominciamo bene, Vergine, cominciamo bene. Vi lascio il mio recapito email sotto al video, dicevo, così se volete aggiungermi in privato ne avete la possibilità. Ricordo una cosa che ho ricordato anche in altri video, questa è una lettura generale. È altamente probabile che non tutte le persone che si troveranno a guardare questo video si troveranno poi a riconoscersi nelle cose che dico. Ci sta. Se volete una lettura personale, sapete come trovarvi, altrimenti potete tranquillamente cambiare canale, cercare un altro interprete di tarocchi e nessuno si offende. Trovo inutile che vi mettiate a commentare. Questa lettura non mi rispecchia, non ho capito e cose simili. Tra l'altro sono letture gratuite, per cui insomma fatevi un po' i vostri conti. Allora, Vergine, Vergine, febbraio, marzo. Già queste carte comunque mi fanno capire la situazione, potrei anche fermarmi qui. Purtroppo non è una situazione molto felice, vedo. Allora, sento un'energia di resistenza, forse è una situazione che non cambia, quella è l'impressione. Ultima carta ed è andata. Ok, allora, la lettura è molto chiara. In questo momento state cercando di superare delle difficoltà che hanno a che fare prettamente con il vostro lato emotivo. È una lettura generale, ricordo, però probabilmente il vostro focus al momento è principalmente legato a una questione emotivo-affettiva. Vedo che c'è stata una rottura che state ancora resistendo e che purtroppo cercherete di resistere per tutta la durata sicura di questa luna. Questa rottura e questo dispiacere derivano principalmente dal fatto che non sapete se potete più fidarvi di questa persona,
se avevate investito nella relazione con questa persona, magari anche a livello di business, ci sono assolutamente dei momenti in cui sarà difficile far bilanciare le vostre energie, quindi vi troverete magari a scontrarvi fortemente a parole, scontrarvi anche attraverso vie legali, quindi avvocati, notai e quant'altro. E purtroppo sarà un lungo percorso, non termina per quel che riguarda questa fase lunare. Sicuramente vi trovate non solo a dover affrontare questa situazione, ma anche a dover nel mentre cercare di decidere e valutare anche un'altra strada, e questo vi provoca non poca ansia. Non mi stupirei se qualcuno di voi avesse anche problemi di insonnia. Questa seconda via che state valutando ha a che fare non tanto con il futuro, ma con il passato. Forse state guardando dietro o a un'altra storia affettiva o a un'altra situazione di affari, ecco, o comunque una situazione che aveva a che fare con gran parte della vostra vita. Vi guardate indietro e avete un certo senso di rimorso. Ora io non conosco, ripeto, le situazioni singole, per cui non vi so dire che cosa muove questo rimorso e come superarlo, però vedo che c'è una forte energia di partnership, quindi di relazione, anche se fosse non solo emotiva, ma proprio di business. Soprattutto tra un uomo e una donna, quindi due figure abbastanza opposte, ma con caratteri molto, molto fieri, molto decisi, creativi, anche determinati, diciamo, però peccano su quel che riguarda il loro impulso ad essere un po' troppo passionali, per cui ma anche magari a comunicare in maniera troppo irruenta e a determinare quindi un certo livello di incomprensione tra le parti. Di positivo c'è da dire che nonostante questa situazione di disagio non termini durante questa luna, ci sono comunque delle verità che escono, delle informazioni più che altro, che danno anche via poi a una nuova fase su cui è possibile perlomeno strutturare tutta la realtà in maniera anche diversa. Mi raccomando, fate attenzione a quello che dite. Spero non ci siano persone che si intromettono in questa situazione, persone magari di un segno di terra, soprattutto di Toro, perché se questo succede, quella persona avrà la capacità di rallentare ulteriormente la situazione, creare un po' di ristagno. Comunque siete voi che avete in mano le redini di questo. Cercate di stare calmi, di processare bene questa energia e vedrete che, speriamo entro la prossima luna, almeno il più grosso della faccenda sia andato e possiate un po' affacciarvi a quella che è la nuova fase. Allora, questo era per la parte generale. Andiamo a vedere la parte che riguarda l'amore, che se tanto mi dà tanto, sarà speculare. Quando leggo le carte così e le rimetto nel mazzo è perché stessa carta di prima. Dicevo, è perché mi danno delle informazioni laterali, non sono determinanti nella lettura, però a me aiutano tantissimo a capire di cosa si sta parlando. Allora, Vergine, amore.
Allora, sicuramente la situazione emotiva in cui vi trovate adesso vi dà un senso di impotenza. Ed ha a che fare con una persona che considerate un buon match, una buona controparte nella vostra vita. Potrebbe essere che con questa persona ci sia stato un passato, che ci sia stato qualcosa che avete costruito, che però purtroppo al momento attuale deve subire dei rallentamenti o comunque non può proseguire verso il prossimo passo. State cercando di superare questo momento di peso, di dispiacere, di conflitto anche interiore, diciamo, soprattutto, anzi. Dico soprattutto perché vedo che il motivo principale di questa lettura sull'amore è il fatto che vi trovate a dover scegliere riguardo la vostra situazione affettiva. Di mezzo ci sono dei desideri vostri, difficili probabilmente da conciliare con la situazione affettiva. Di positivo vi posso dire che siete nella fase conclusiva, anche qui, di questo arrovellarvi, diciamo, sulla situazione. Ora io non so se la fine di questo arrovellarvi arriverà perché decidete in un senso o nell'altro, quindi non so, di stare con questa persona, di lasciarla, di preferire altri ambiti della vostra vita o meno, di essere chiari o meno, di fare una scelta o meno, però vedo che siete come a un punto abbastanza importante nella vostra vita, con un bivio, e si tratta soprattutto di decidere quale parte di voi preferite ascoltare. Non me ne stupisco, visto la situazione planetaria generale, però vedo che sulla Vergine sta abbastanza battendo il ferro. Questo è quanto. Rimango aperta per consulti personali. Spero di avervi aiutata. Grazie ancora per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima luna. Ciao a tutti da Karma.